nuova opera non c'è cosa più dolce. Un bellissimo libro, io lo sto leggendo, sono circa alla metà, e che tratta appunto della corrispondenza che Giovanni Pascoli ebbe con Emma, io pronuncio Corcos, voi invece dite Corcos, Corcos, la moglie del famoso pittore. Però è riduttivo chiamarla così, secondo me, perché era veramente una grandissima donna. Leggendo il libro scoprirete la grandezza di questa signora che, senza avere competenze specifiche, credo, no, nella letteratura, che era invece una grande gestrice dei salotti fiorentini, e ha fatto una parte proprio della storia culturale e letteraria di Firenze. Quindi è anche essa stessa una scoperta, come una scoperta sono proprio queste lettere. Ringrazio i professori Marino Biondi e Alice Cencetti dell'Università di Firenze, che oggi parleranno insieme alla dottoressa Senzini, che non ho presentato nella completezza, ma è professoressa dell'Università della Costa Azzurra di italianistica. Ovviamente ringrazio il presidente della Fondazione Giovanni Pascoli, Alessandro Adami, che partecipa ovviamente a questa iniziativa di oggi e al quale cedo la parola. Grazie. Non so se funziona anche quello, sì, funziona. Poi potete provare. Funziona? Sì, intanto siamo qui. Anch'io mi unisco ai saluti di benvenuto della nostra presidente Cristiana della Fondazione Ricci, che, come posso dire, tiene alto il livello culturale della nostra comunità, del nostro comune, ma dire nostro comune è già riduttivo, perché queste iniziative sicuramente vanno ben oltre i confini municipali, e quindi come Fondazione Pascoli avere un punto di riferimento con il quale poter collaborare e magari promuovere insieme iniziative di alto livello culturale è uno degli obiettivi fondanti della Fondazione che ho l'onore di rappresentare. La professoressa Senzini, non lo so, che facciamo? Gli diamo la cittadinanza onoraria, visto che ormai è quasi di casa qui a Barga, e per noi è un piacere, il che vuol dire che il terreno, professor Biondi, è generativo. E quindi, dopo Pascoli maledetto, oggi abbiamo questo nuovo lavoro che... Lo vedo molto bene nel progetto complessivo che stiamo portando avanti, e che, riprendendo una lettera di Pascoli quando insegnava all'Università di Messina, dice: io, voi mi ritenete un poeta, ma io sì, può darsi che sia anche un poeta, se lo metteva in dubbio lui, però soprattutto io mi sento un narratore dell'avvenire. E quindi Da questa affermazione fatta dal diretto interessato sono partiti diversi progetti. L'ultima iniziativa c'è stata il 10 d'agosto, omaggio ovviamente a Pascoli, ma quest'anno l'omaggio era anche a Emergency, per l'attività che svolge a livello umanitario, e al suo fondatore Gino Strada. E già stiamo lavorando per l'edizione 2023, che, a seguito del completamento dei lavori in corso a Casa Pascoli, molto probabilmente ritornerà come storicamente è nata nel giardino di Casa Pascoli. Però, rimanendo sui progetti della cultura, noi abbiamo in corso un grandissimo progetto, il lessico critico pascoliano, di cui il professor Biondi qui presente e il professor Capecchi sono, diciamo, i registi, i coordinatori,
di un'equipe di importanti studiosi, fra i quali ne fa parte di cui ne fa parte con nostro piacere la professoressa Sensini. Il lavoro è in corso. Che cosa sarà il lessico critico pascoliano? Sarà una rilettura scientifica, storica della figura del Pascoli, della sua poetica, della sua produzione, della sua vita. Tratterà un po' a 360 gradi l'uomo Pascoli, il poeta Pascoli, perché vogliamo riportare alla storia vera, alla storia viva, questo grande personaggio della nostra letteratura, che a nostro avviso per troppo tempo è stato legato all'immagine dei lutti familiari. Certo, quando in poco tempo si perde il padre assassinato, si perde la madre, poi non so chi, ma veramente uno dice: ma cosa sta succedendo? Un tracollo nella propria psiche, nella propria mente, non può che essere una cosa, direi, naturale, e che questo ovviamente si riflette poi anche nelle sue opere. Però Pascoli lo vogliamo proprio farlo vivere come narratore dell'avvenire. In questo lessico critico pascoliano vogliamo ridare a Pascoli quello che di grande ha costruito nella nostra storia letteraria, nella nostra cultura, e quanto di contemporaneità ancora c'è oggi nelle sue opere. Pensiamo un po' problemi ambientali, pensiamo alle guerre. Questo sarà una pubblicazione che porterà proprio alla luce questi grandi sentimenti che albergavano nella mente di Giovanni e ne sono stati anche i fondamenti delle proprie poesie. A Casa Pascoli, dicevo, sono in corso dei lavori. Sono lavori importanti, sono il secondo tempo di un primo tempo che è già stato realizzato. Cosa prevederanno questi lavori? Cioè di fare di Casa Pascoli non solo un luogo di visita, ma un luogo, un centro studi di alta produzione culturale. In questo mi aiuterà sicuramente il professor Biondi, perché fa parte del comitato scientifico della nostra fondazione, il professor Capecchi, la dottoressa Diana Toccafondi, perché quel luogo magico che si trova a Caprona vogliamo che sia vivo, che produca cultura, che sia un punto di riferimento di valore nazionale ed internazionale. E questi lavori ci consentiranno proprio di poter realizzare e portare avanti questo importantissimo progetto. Ultimo, e concludo, se ci riusciamo, l'inaugurazione del centro studi lo vorremmo fare con la presentazione del lavoro della professoressa Cencetti, che con la Scuola Normale di Pisa, insieme al professor Giancane, ha portato avanti due ricerche, due studi finanziati dalla famiglia Marcucci Guelfo in memoria del padre Guelfo, che prima di me è stato fondatore e presidente della Fondazione Pascoli. Alice Cencetti ha concluso il suo lavoro, speriamo che si riesca di qui a novembre, dicembre, a poter avere la pubblicazione, e così già l'inaugurazione del centro studi parte con un lavoro di alto profilo. Questo in sintesi le cose più importanti. Ecco perché allora iniziative come quella di oggi qui alla Fondazione Ricci non fa che portarci piacere, ma darci ancora di più la forza, la determinazione di portare avanti i nostri disegni, i nostri progetti. Grazie per la vostra partecipazione. Grazie al Presidente Pascoli. E chiamerei l'amministrazione comunale di Barga nella consigliera Maresa a parlarci.
Io semplicemente e velocemente un ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione comunale, da parte della sindaca Caterina Campani. Per noi la professoressa Sensini è un gradito ritorno e non ero presente quando c'è stata la sua presentazione del Pascoli Maledetto, però insomma ha lasciato il segno e quindi oggi siamo ben lieti e onorati di accoglierla alla fondazione da Cristiana in questo posto molto bello per ascoltare appunto e farci raccontare il suo nuovo lavoro. Grazie a lei, grazie ai professori che l'accompagnano, al professor Biondi, alla professoressa Cencetti per la loro presenza, e sicuramente per noi è molto importante, per la nostra amministrazione è molto importante questo legame col Pascoli. Alessandro vi abbiamo spiegato quali sono tutti i suoi progetti in cantiere, quindi è un filo che è fortissimo e che per noi avere degli studiosi, dei ricercatori sul poeta che ci rappresenta, sul poeta su cui noi insomma lavoriamo tanto, e Alessandro con la fondazione ha in mente grandi cose, e quindi a maggior ragione insomma oggi è un momento importante. Quindi ringraziamenti vanno a tutti voi, di nuovo a Cristiana, a tutti gli enti che insieme a Cristiana organizzano gli itinerari letterari, quindi Unitre, La Proloco, Cento Lumi, Istituto Storico, non me li ricordo mai tutti e quattro, però insomma sono tutti importanti e tutti hanno realizzato questo lavoro sempre in bei posti, presentazioni sempre molto partecipate. Siamo quasi a fine estate ma ancora c'è qualche presentazione importante, per cui vi invito a partecipare, mi sembra la prossima settimana già, vero? Il prossimo fine settimana. E quindi niente, grazie a tutti, grazie Alessandro, un buon pomeriggio e buona presentazione. Bene, grazie, buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito. E anch'io vorrei prenotare questo bellissimo spazio per l'anno prossimo, possibilmente, a Dio piacendo. Mai il tempo è stato così incerto a proposito di narrazione dell'avvenire, e Pascoli fu il primo fra 8 e 900 a abituare i suoi lettori a quello che io chiamerei l'angoscia del millenarismo. Ad ogni millennio, il poeta di Castelvecchio, il mondo avrebbe potuto tanto ricominciare quanto finire. Ma siamo ottimisti e prenotiamo questo spazio per il lessico, per il lessico pascoliano che verrà pubblicato da Carocci in un volume nei primi mesi del 2023, a cui hanno preso parte i presenti Alice Cencetti, Francesca Sensini e tanti altri studiosi di Pascoli. Devo ringraziare anche il presidente Adami, perché io ricordo gli incontri che abbiamo avuto con il presidente della Fondazione Pascoli a Firenze, in via Ginori, nella sede della sovrintendenza, con Diana Toccafondi, grande funzionaria ministeriale che ha avviato il lavoro del portale Pascoli. E ricordo che con il presidente Adami il nostro desiderio, che diventava quasi anche un assillo, era quello di non tanto promuovere Pascoli ma allargarne la fama al di là del ristretto recinto della memoria scolastica, che è stata essenzialmente la memoria a cui Giovanni Pascoli è stato legato per un secolo e che il libro di Alice Cencetti testimonierà nella prossima ventura edizione della scuola normale. Ma è ora che si metta mano a questo importante libro di Francesca Sensini, un ricco volume, importante
per la documentazione, soprattutto nel settore meno conosciuto e anche meno indagato generalmente, delle lettere private, degli epistolari o dei carteggi. Perché meno indagato? Perché Giovanni Pascoli, a differenza di altri suoi illustri colleghi in arte, fu poco dedito alla stesura di lettere. Fu un epistolografo pigro, provvisorio. Scrisse lettere quando era costretto a scrivere e, come in questo caso, amorevolmente costretto a rispondere. Anzi, trattandosi di lettere in cui il tasso di affettività era molto alto e in talune aree sfiorava la metafora platonica dell'amore, non solo a rispondere, a corrispondere. All'amore si corrisponde, agli affetti si corrisponde. E anche la corrispondenza-corresponsione, scusate questo gioco di parole, di Pascoli fu a fasi alterne, ora pigra, come era, pigra, una zona oscura, grigia, della personalità di Pascoli e della sua giornata. Ora invece entusiasta, motivata, stimolata. Un libro importante, dicevo. Queste lettere alla gentile ignota. Questa milite ignota del pascolismo novecentesco. Una milite ignota e una gentile ignota che ad un certo punto fu conosciuta e dopo che si fu rivelata non poté più essere ignota, anche se continuò a preferire la dizione di ignota a quella di conosciuta come tante altre persone. L'ignota indicava la specificità di lei, di questa grandama della società fiorentina fra 8 e 900. Emma, coniugata in seconde nozze a un celebre pittore, Vittorio Matteo Corcos, moglie devota e di impareggiabile abilità nelle relazioni pubbliche e mondane, nonché nell'amministrazione di casa e nell'amoroso allevamento dei figlioli e della figliola. Verrebbe da dire, con una formula che oggi non si usa più, moglie e madre esemplare. Io non so quante ragazze oggi desidererebbero essere apostrofate con la formula ottocentesca di madre e moglie esemplare. Ma tale era Emma Corcos. Ebbene, questo libro che, eppur consentendo ai lettori, e in modo particolare va da sé l'interesse speciale dei pascolisti, interesse a tutto ciò che appartiene a Pascoli. Vedete, gli specialisti, che possono anche essere molto noiosi, però nel loro cuore, nel loro animo, coltivano un amore grandissimo per il loro autore. E lo specialismo nasce anche da questo amore, il voler sapere possibilmente tutto di lui o di lei.
E questo libro ci consente di conoscere, anche se non del tutto, perché l'anima di Pascoli è un continente non tutto esplorato, ma conoscere una parte in ombra della personalità pascoliana, mentre ci consente, animo molto più limpido, molto più ostenso, molto più aperto, molto meno segreto, per quanto ciascuno e ciascuna ha i suoi segreti, di conoscere a fondo la signora Corcos. E di conoscere anche in questa signora sensibile alla poesia, alla letteratura, e tristemente consapevole del destino di donna. C'è una mestizia di fondo in Emma, quella che, essendo nata donna, e qui c'è un po' tutto il determinismo sociale del XIX secolo, va da sé, non c'è bisogno di spiegarlo, essendo nata donna, tanto dell'arte, della poesia, le sarà inibito o le sarà precluso. La cultura di Emma nasce in questa stretta, avara, intercapedine. Immaginiamo Emma che legge la poesia, legge le poesie, legge la poesia italiana, legge e impara a memoria la poesia di Giovanni Pascoli. Negli intervalli del suo tempo, magari sottraendo ore agli impegni numerosi e importanti di casa Corcos. È il cognome Corcos che pesa. Di questo marito, di cui va detto, per quanto sia devota a Vittorio Matteo, la signora Corcos non è propriamente entusiasta. Ma ditemi voi, una moglie che sia propriamente entusiasta, ecco, del proprio marito, non mi permetterei questa osservazione se non fosse dichiarata. Dichiarata in modo esplicito, sotto due aspetti, due versioni. Quella del fatto che un marito così importante, un artista così richiesto, io lo definirei con una punta di irritazione, un grande artista e ritrattista di case regnanti e di despoti. Il ritratto del re di Lisbona, il ritratto del Kaiser, il ritratto dei re. È importante questo, perché questo dà a casa Corcos, a cominciare dalla qualità ufficiale, vorrei dire quasi ministeriale, dell'arte di Vittorio, convocato sempre dai potenti della terra, e aggiungo, come si dice a Firenze, è fatto d'oro, perché è evidente la ricchezza, che non trapela mai, in verità. Emma è donna di rara misura, e non parla mai della larghezza di mezzi che il marito, sempre assente, consente tuttavia a lei e all'amatissima prole. Sì, la casa, via Marsiglio Ficino numero 8, ad un certo punto, a Firenze, nella zona di piazza Savonarola. Poi la casa si spostò, o la residenza
di lei negli ultimi anni in via Gino Cappone, accanto a Piazza Santissima Annunziata. E poi questa, di cui si parla spesso nel libro, questa bellissima, invidiabile villa di Castiglioncello. Io credo che Castiglioncello, cara Francesca, che vive di ricordi, perché come sapete prima era la capitale delle vacanze e poi le mode e soprattutto la tribù romana del cinema ad un certo punto la abbandonò, tanto che a Castiglioncello si celebra il sorpasso, giustamente, il grande film di Norisi, e viene portata in processione l'Alfa Romeo autentica guidata da Vittorio Gassman, nel celebre film. Dico, questo è un bellissimo libro di ricordi e di memorie per la comunità di Castiglioncello. Quel mare sempre limpido, sempre chiaro, sempre azzurro, per delle vacanze che durano come in Guerra e Pace, dove vanno in vacanza a maggio e tornano a novembre, perché allora le vacanze non erano le ferie, erano le vacanze di chi poteva permettersele largamente. E c'è questa villa, appunto, questa villa di Castiglioncello, che poi ho capito non essere propriamente a Castiglioncello, a me sorella ha capito, ma di essere più vicino a Rosignano, no? a Rosignano Solvay. Ecco, ho descritto un po' la scenografia di questo libro. C'è un desiderio di Emma, un grande desiderio, nel momento in cui ha maturato nel tempo, perché si matura nel tempo questo carteggio, esattamente dal 1897 al 1912, finché morte non li separi. Nel 1912, il 6 aprile, muore a Bologna Giovanni Pascoli. Ecco, in questo carteggio che attraversa gli ultimi 3 anni dell'Ottocento, i primi 12 anni del Novecento, i due corrispondenti, che si scrivono con diversa misura, in diversa proporzione, con diverso slancio, con argomenti a volte simili, diversamente commentati. Scrive più lei, di lui, anche per le ragioni che vi dicevo prima. Ma questo carteggio è sempre alla presenza di una invisibilità di Pascoli che la signora Corcos desidererebbe tanto materializzare, e il suo desiderio è di averlo ospite, e avendo appreso abbastanza subito della sincronia di vita fra lui e la sorella, di averli ospiti, Giovanni e Mariù, che devo dire subito si mostra anche in questa storia con un aggettivo che definirei inesorabile. Inesorabile, Francesca sa bene cosa vuol dire, perché ha indagato questa inesorabilità della presenza accanto a Giovanni. Emma li desidererebbe nella propria casa di Firenze, ma Firenze terrorizza Pascoli. Da questo libro scopriamo che una delle tante sindromi, una anche delle non lievi paranoie del poeta, è una città di cui non riesce a pronunciare il nome. Non è Firenze, è Florenzia, come era in antico. Apro una parentesi: Firenze non ha mai corrisposto grande amore a Pascoli, anche negli studi universitari, chiusa parentesi, tranne la nostra generosa incursione di nuove leve. Ma io ricordo i miei professori
grandissimi filologi e grandissimi studiosi propendere sì per un interesse pascoliano ma soprattutto linguistico, ma ritenere Pascoli troppo sprovvisto di quello spessore culturale e mentale di cui si sentiva il bisogno per definirlo intellettuale. Pascoli è un poeta grandissimo. C'è chi dice che è il più grande poeta italiano dopo Petrarca, ma non è un intellettuale nella misura tradizionale del termine. I ragionamenti di Pascoli, i suoi argomenti sono spesso fragili, deboli, condizionati da un carattere che è un carattere che sicuramente lo limita e lo impoverisce. Se ne libera soltanto, si libera della prigione di se stesso scrivendo le più belle poesie italiane dell'ultimo 800 e del primo 900. Si libera nella lirica, in quella poesia che solum è sua, verrebbe da dire citando di traverso Machiavelli, la lirica accompagnata anche dalla lira, dallo strumento musicale, come immaginava accadesse nell'antica Grecia. Ebbene, questo carteggio è la storia di un'ammirazione, è un lungo, caloroso esercizio di ammirazione da parte di una nobile donna, sensibile, colta, ed è anche da parte di Pascoli un carteggio che testimonia con il passare del tempo e con lo svelamento dell'ignota, come una dea viene svelata, dal 97 al 1912 cinque incontri, è il caso di dire come le dita di una mano, esattamente cinque incontri, e Pascoli viene, così Canullo amato, amar perdona, a persuadersi in qualche modo che l'affetto che gli viene da Emma è un affetto grande, è un affetto sincero, è un affetto, e questo libro ce lo dimostra, che da parte di lei ad un certo punto sfiora l'amore. Devo dire che leggendo l'edizione del mio vecchio amico Marabini, perché l'editore in prima edizione fu Claudio Marabini, carissimo a tutti noi, lettore, pubblico lettore del Resto del Carlino, della Nazione, della nuova antologia di Spadolini, e fu il primo a fare un'edizione delle lettere, ma effettivamente intervenne, sacrificò alcune lettere di lei. Non è mai venuto chiaro, e per un lettore di un carteggio di affetti, di amorosi sensi, di foscoliani amorosi sensi, vedere un punto in cui l'amoroso senso diventa qualcosa di molto simile all'amore. Ci sono due punti. Quando lei dice: io avrei sposato il mio poeta. E un altro punto in cui lei si diverte giocando un po' con le voci, anche i pettegolezzi, perché no, dell'ambiente fiorentino. Pettegolezzi che vengono alimentati da giornalisti, da uomini politici, perché in casa Corcos passano tutti coloro che oggi diremmo fanno opinione, facevano opinione, a cominciare dal più celebre giornalista del suo tempo,
il giornalista di Cose Viste, Ugo Ietti, che poi diventerà direttore del Corriere della Sera, in cui si dice, a cominciare dall'onorevole Alfredo Rosati, fra il serio e il faceto, che quell'amore proprio del tutto platonico non è. Non vi sembrino pettegolezze, è un carteggio intorno all'amore, e quindi indaghiamo l'oggetto, indaghiamo questo misterioso, ecco, imprendibile Dio, che forse prende Emma, ma non riesce mai a catturare fino in fondo Giovanni, anche per la presenza costante dell'inesorabile. Vedete, la letteratura italiana ha conosciuto nel 500, nel 600 e anche oltre, insomma, durante il fascismo, la censura. E la censura è sempre intervenuta a tagliare, a oscurare, a correggere, a rettificare, a sostituire, facendo... c'è un libro recente uscito bellissimo di uno storico romano, facendo della biblioteca dei libri degli italiani una biblioteca di libri proibiti. Ebbene, potremmo dire che proibiti sono stati i sentimenti di Giovanni Pascoli, perché abbiamo la prova provata che questo carteggio avrebbe potuto svilupparsi, vie più irrobustirsi, le vie della vita sono infinite, e avremmo potuto anche vedere, qui a Lucino, non un matrimonio come quello vociferato da maligni pettegolezzi con la vedova di Severino Ferrari, che fra parentesi, ahimè, Pascoli detestava. Oddio, questo poeta gonfio di buoni sentimenti ha un certo esercizio d'odio piuttosto presente, ecco, nel suo manifestarsi, ma ecco, un incontro più ravvicinato, ecco, un incontro ravvicinato con Emma Corr. Non c'è stato, perché l'inesorabile è intervenuta, non facendo leggere, probabilmente, correggimi se sbaglio, non facendo leggere alcune lettere, e magari dissuadendo, dal rispondere. Aggiungerò e concludo, veramente concludo, che questo è anche un libro sulla cultura italiana, visto attraverso un'ottica che ha funzionato molto, per esempio, per la storia della cultura parigina del Settecento, i salotti. La cultura dell'illuminismo è stata raccontata attraverso i salotti, dove si riunivano i filosofi, dove si riunivano intorno alle grandame, e a una grandama come Madame de Staël, che ha tenuto a battesimo l'illuminismo e il romanticismo, donne gigantesche. Stiamo parlando del Settecento. Ecco, questo è uno dei rari libri, in una cultura piuttosto avara di testimonianze, sulla cultura fiorentina vista attraverso una casa privata, vista attraverso un salotto privato, visto attraverso l'amministrazione della cultura, cultura letteraria, cultura di filologia classica, perché ci passano i più grandi filologi classici presenti a Firenze come professori dell'Istituto di Studi Superiori, il professor Girolamo Vitelli, professore di letteratura greca, Ermenegildo Pistelli, l'Orcolopio, professore anche lui all'istituto, in cui ci passano gli Orvieto, i proprietari e i direttori del Marzocco, in cui ci passa Michele Barbi, pistoiese, il più grande filologo dantesco, in cui ci passano gli studiosi. Aggiungo soltanto questo: Pascoli
professore universitario. Verrebbe da dire per il suo bene, suo malgrado? Verrebbe da dire per il suo bene, per la sofferenza che gli è costata, suo malgrado. Professore prima di grammatica latina e greca, da lui sentita in subordine come una materia subalterna, poi professore di letteratura latina, anche questa sentita sempre in maniera estremamente sofferente, perché posizionata accanto a dei latinisti più forti di lui, non come conoscenza del latino. Quest'uomo è il più grande conoscitore di latino dell'era moderna, è un fenomeno che i linguisti non si spiegano, ma privo di quelle armi, sono le armi della filologia, che i professori, i suoi colleghi, i vincitori di concorso fa ammattire, Pascoli, la parola concorso, cioè la parola burocrazia negli studi, burocrazia nell'università. E anche la sua università è giustamente una università normata, a norma di legge, e Pascoli noi lo avvertiamo come un angelo di un altro territorio. Non è quella la sua terra, non è l'università dove lo fanno patire i colleghi con dei sensi di, con dei complessi di inferiorità incredibili, non giustificati, parzialmente giustificati dirò, e dove gli stessi studenti lo mettono in crisi, gli stessi studenti, soprattutto gli studenti della cattedra di letteratura latina di Bologna, dove lui ha avuto l'ardire di sostituire Carducci nella più importante cattedra di letteratura italiana d'Italia, e non desidera altro che andarsene, non desidera altro che fuggire dalla cattedra. Si diceva di lui che fosse il primo collega, il primo artista nello stabilire i ponti che poi sono diventati nella cultura e nell'ufficio dei professori italiani i ponti che legano il giovedì alla domenica, se c'è una festività di mezzo, perché il suo desiderio era proprio quello di prendere la strada lontano e di vivere o al di sopra o al di sotto. Ecco, in Pascoli non c'è mai la capacità, e anche questo libro lo rivela e concludo, di vivere alla pari degli altri. È superiore come poeta, ma questo non gli basta, perché la superiorità del poeta non viene socialmente riconosciuta, ma è inferiore, e questo gli pesa terribilmente. E come tutti coloro che coltivano queste forme di grave consapevolezza di insufficienza di sé, a dei punti in cui riesce a essere addirittura comico, quando Emma, che desidera incontrarlo sul lungo treno della stazione di Firenze, e gli manda un figliolo nato dal primo matrimonio, un figliolo che si presenta come un rampollo di grande famiglia, ben vestito, e Pascoli sente la sua inferiorità e dice: non siamo scesi dal treno perché vestivamo troppo male. Ecco, quando si legge in una lettera: non siamo scesi dal treno perché entrambi, anche con l'inesorabile, vestivamo troppo male, viene da abbracciarlo, perché è un uomo autentico. Consentitemi di dire, è un uomo autentico perché è un grande genio, ma sa vivere anche la vita di un disgraziato, e si sente come tale, perché molto spesso si descrive nelle lettere come tale. Ecco, questo e tanto altro è il libro di Francesca Sensini, che porta in copertina una bellissima, una magnifica dama, che non è lei però, non è lei, ma è la firma del pittore Corcos. Grazie. Bravo.
No, bellissimo intervento, grazie professore. Adesso Alice Cencetti, sì, per il questo intervento. Funziona bene. Allora, io mi troverò costretta probabilmente a ripetere alcune suggestioni che sono venute dal professore, ma è inevitabile. Però vorrei partire da un'altra cosa, e cioè vorrei partire da un aspetto in apparenza più tecnico, cioè come è costruito questo libro, perché è l'aspetto che, devo dire, mi ha colpito di più, in parte perché ovviamente le lettere, e giustamente da studiosa pascoliana, bene o male li conoscevo, ma il modo in cui è stato allestito il volume merita, ecco, che io mi soffermi per illustrarvelo. E per farlo, in questi giorni, mentre lo rileggevo per l'ennesima volta, mi è tornato in mente un ricordo pascoliano, che insomma, chi ha un minimo di familiarità con la critica pascoliana ha ben presente. Negli anni 90, nel 1990 per la precisione, uscì un libro che possiamo dire ha in parte cambiato il corso degli studi pascoliani, e cioè le famose 30 poesie familiari di Giovanni Pascoli a cura di Cesare Garboli. È un libro importantissimo per tantissime ragioni che non dobbiamo certo ora affrontare in questo luogo e in questo momento. Ma la cosa curiosa è che dopo 10 anni il libro viene ripubblicato con una variazione nella copertina. Nel senso che le soglie, no? Gli elementi, diciamo, paratestuali che stanno nei pressi del testo ma che non sono il testo, a volte sono anche importanti perché ci dicono qualcosa del testo. Bene, il libro di Garboli venne ripubblicato 10 anni dopo con il frontespizio cambiato. Non era più Giovanni Pascoli, 30 poesie familiari a cura di Cesare Garboli, ma era Cesare Garboli, l'autore, 30 poesie familiari di Giovanni Pascoli. Perché l'autore, poi a quel punto, da curatore divenuto autore, lo spiegava nella prefazione, diceva: mi hanno fatto notare che se su un libro di 340 pagine, 40 le ha scritte Pascoli e 300 le ho scritte io, il libro non è più di Pascoli, ma diventa un libro mio. Allora, questo ricordo mi serve per dire che cosa? Che anche in questo libro l'autrice è Francesca Sensini, non è Giovanni Pascoli. Generalmente quando si pubblicano i carteggi si mettono i nomi di due corrispondenti, faccio un esempio, no? Pascoli, Vignetta Corcos, lettere, gli anni, e poi generalmente si mette a cura di e il curatore. Il fatto che ci sia questa, tra virgolette, anomalia, ma di fatto non lo è, ma non la chiamo così per comodità, è dovuta all'impianto di questo libro. Che è un impianto che io definirei anti-accademico, perlomeno non accademico. È sicuramente, ovviamente, voluto, e lo rende un libro assolutamente fruibile e leggibile anche per i non addetti ai lavori, perché noi ci muoviamo un po' come in casa nostra, però giustamente un pubblico che non è un pubblico di studiosi pascoliani, per quanto possa avere un minimo di familiarità con il poeta, a volte maneggiare le edizioni accademiche, insomma, bisogna avere una certa strumentazione dietro le spalle, perché sono piene di apparati di note, ricchissime di bibliografia. Questo libro invece ha una sua piacevolezza, che è data dal fatto che è il racconto del carteggio, cioè le lettere ci sono tutte, ovviamente, sono tutte trascritte fedelmente, ma la cosa che mi ha molto colpito è questa impostazione da carteggio raccontato, ecco, racconto di un carteggio o carteggio raccontato, che lo rende estremamente godibile e veramente, qui mi ricollego a quello che si diceva prima, ci si appassiona un po' alla vicenda, no? Questo tipo di impostazione così narrativa permette al lettore di appassionarsi a questi due personaggi e di appassionarsi soprattutto a lei, alla figura femminile, per ovvie ragioni, perché è quella, come diceva prima il professore, che maggiormente si scopre. Parlare di Pascoli che fa delle confidenze è veramente una cosa difficilissima e rarissima, rarissimamente accade.
prima qualcosa è stato detto e ricordo quello che diceva Clemente Mazzotta. Pascoli non è un grande epistolografo, cioè le lettere di Pascoli non sono belle. Se noi dobbiamo pensare alla lettera di Pascoli come un pezzo di prosa d'arte o aspettarsi chissà che forma stilistica, non è così. Pascoli ha un rapporto molto strumentale con le lettere, sono quasi sempre comunicazioni di servizio per lui, da uomo estremamente schivo com'era, non concede quasi mai alla confidenza. Lo fa raramente, e io lo dico un po' da occupandomi da anni di biografia pascoliana e quindi in parte anche di Carteggi, lo fa di più con i familiari, sorelle, il fratello, con pochissimi amici ma di sesso maschile. Quindi ovviamente, ma l'autrice giustamente lo dice, il sesso femminile chiaramente inibisce la confidenza, come non poteva che essere alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Per quanto Emma questa confidenza la inciti, la solleciti, più volte gli scrive, lei deve far conto di avere in me un punto di riferimento sicuro, no? Quindi mi dica se ha qualcosa che la turba, se ha qualcosa di cui mi vuol parlare, io sono qui pronta anche ad aiutarla là dove posso farlo. Però ecco, questo l'aspetto appunto della confidenza è veramente lontanissimo dalle corde pascoliane. Garboli lo diceva, Pascoli non è un poeta che parla di sé, Pascoli parla di sé solo quando di mezzo c'è la famiglia. E allora in quei pochi casi viene fuori qualcosa, altrimenti è un poeta che non ha nulla a che vedere per esempio con l'introspezione petrarchesca, cioè sono tutte cose che gli sono lontanissime, veramente proprio non gli appartengono. E allora che cosa dobbiamo cogliere noi lettori? Quello che poteva cogliere anche Emma, il non detto, i puntini di sospensione. Quante ce ne sono nelle lettere pascoliane? Tantissime, in questo Carteggio ma in generale. Le frasi accennate e non finite, il sottinteso. E lei che aveva tanto buon senso, molto buon senso, e sicuramente tanta sensibilità, cercava di capire il più che poteva, però ovviamente a volte non sempre, ecco, riusciva a cogliere, ma nessuno ci sarebbe riuscito. Ecco, non è un deficit di lei, cioè non è un deficit dell'interlocutrice, è che veramente penetrare l'abisso, la psiche pascoliana, cioè è un'impresa, era un'impresa e forse lo è ancora oggi, come giusto che sia, quasi impossibile. Potrei citare come esempio la gaffe che lei fa sulla cattedra bolognese di Carducci. Lei pensa che lui stia proprio bene a Pisa, perché giustamente fa un ragionamento come tutti noi faremmo. Pisa è vicino a Barga, vicino a Castelvecchio, si trova bene, perché comunque con i colleghi si trova bene, può venire e tornare da Castelvecchio come meglio crede. Chi glielo fa fare di andare a Bologna? Non l'avesse mai detto, perché in realtà quello è uno dei nervi scoperti pascoliani. Quindi quando lui le fa notare che, e come no, certo che invece ci voglio andare perché i miei morti mi dicono che devo andare a Bologna a prendere finalmente il posto che mi spetta, eccetera, lei giustamente fa subito retromarcia dietro fronte e dice no, ma io allora non avevo capito, avevo frainteso, credevo. Ecco, questo, ma perché? Perché a capirci qualcosa, insomma, bisognava essere bravi. Anche perché Pascoli è una contraddizione continua. E l'autrice giustamente lo fa notare. La povera Emma scrive una poesia dedicata alla cavalla storna, perché è rimasta colpitissima dalla lettura di questa poesia, e scrive, ardisce scrivere pochi versi, graziosi peraltro, in cui però alla fine fa vedere l'immagine della madre di Pascoli che perdona l'assassino. Pascoli che ci ha riempito di fiumi di pagine dicendo che il male torto va perdonato perché i suoi familiari sono portatori soltanto di messaggi di bene, le scrive che insomma a lui quel finale non è che gli sia tanto piaciuto, ecco, che avrebbe voluto una cosa un po' diversa, perché pace all'assassino non si può dire assolutamente. Quindi ripeto, a capirci qualcosa veramente bisogna essere bravi. Emma faceva quello che poteva, quello che era nelle sue possibilità.
sì, faceva quello che poteva, a volte anche troppo, perché c'è uno slancio affettivo, veramente anche tipicamente femminile, che dall'altra parte trova spesso, l'abbiamo detto, è stato detto, un silenzio. Io devo dire una cosa, perché qui poi in questo luogo mi sento di farlo a maggior ragione. Io una lancia in favore di Maria la spezzo sempre. Perché? No, ma vi dico perché. Perché proprio frequentando i carteggi, proprio frequentando la biografia, ho anche imparato che a volte le vengono imputate delle cose che poi non aveva fatto. Ora, che lei magari non vedesse troppo di buon occhio questa corrispondenza di amorosi sensi, indubbiamente. Però era una sua abitudine quella di scomparire, eh? Cioè, se pensiamo anche al povero senatore Finali, cioè era prassi di Pascoli quella a volte di non rispondere per mesi ai suoi corrispondenti, e quando non lo faceva poi accusava loro di volergli meno bene, cioè di essersi dimenticati di lui. Quindi era proprio, anche questo era un suo meccanismo abbastanza così, abituale. Quindi forse la povera Mariù in questo caso forse non sempre c'entra, inesorabile. Ecco, inesorabile. Secondo Emilio Cecchi c'entrerebbe, sì, in questo, sì, caso. Sì, sì, no, ma infatti io ho detto sicuramente, però secondo me a volte anche lui... Sì, sì, no, a volte lui diceva, ma come ti ho scritto col telegrafo senza figli? Che è una sua invenzione, sì, meravigliosa, cioè lui non scriveva, però c'era un telegrafo senza figli che i suoi corrispondenti, esatto, avrebbero dovuto captare. E tra l'altro l'ho trovato solo con lei, questa, sì, cosa del telegrafo, sì, lo ripete più di una volta. Tanto che a un certo punto lei, un po' spazientita, dice: ascolti, con me non funziona. Quindi, come dire, veda di prendere la carta e la penna, perché altrimenti qui non andiamo da nessuna parte. Dicevo, Emma prova, forse è vero anche troppo, ma animata solo dal bene, questo va detto. L'affetto veramente di questa figura femminile è un affetto totalmente schietto, proprio può essere anche qualcosa di molto vicino all'amore, indubbiamente, l'infatuazione per un mito, per qualcuno che lei percepisce veramente come un mito, però senza mai secondi fini, ecco, senza, non solo senza aspettarsi nulla in cambio, ma cercando anzi di offrire il suo aiuto laddove poteva in qualche modo soccorrere e aiutare il poeta. Direi che c'è un problema di fondo qua, e che non è al solito colpa della povera Emma. Si vedono pochissimo, solo 5 volte. Anche questa è prassi pascoliana, se pensiamo che la nipote, la figlia del fratello, si è degnato di conoscerla soltanto quando lei aveva 18 anni, beh, insomma, possiamo anche accettare che veda Emma Horcos solo per 5 volte, per cui... E io qui mi sento di dire una cosa che è una mia assolutamente interpretazione personale, quindi me ne assumo tutta la responsabilità. Io ho sempre avuto un po' la percezione, la sensazione che lui rifiuti gli incontri laddove c'è qualcosa o qualcuno, qualche ragione che lo possa mettere a disagio o che gli possa creare una situazione anche a volte di fastidio. Emma Horcos ha una colpa che non è una sua colpa, ma ahimè agli occhi pascoliani, insomma, è un elemento di è un problema, e cioè rappresenta Firenze, rappresenta i salotti fiorentini, cioè rappresenta un tipo di mondo che è la cosa che può essere più lontana in assoluto dalla visione pascoliana e dallo stile di vita anche pascoliano. Non risulta che Pascoli abbia mai frequentato salotti. Quando gli è forse stato costretto a fare, quando si trovava a Roma, è stato una tragedia, tanto da lamentarsene per giorni per lettera con le sorelle. Penso appunto ai salotti del senatore Finali, sì. Ci arriviamo. Quindi c'è questo aspetto, e poi i racconti graziosissimi che Emma fa dei salotti e di come le donne vanno alle conferenze, le signore vanno alle conferenze, io credo che abbia generato il terrore in Pascoli. Perché Emma Horcos racconta una cosa che secondo me è ancora vera oggi, cioè il fatto che si debba andare alla conferenza per forza.
e non si può non andare alla conferenza, anche se di quella conferenza non si capisce niente, perché lei giustamente dice: io ammetto, dice, nella mia poca cultura, di a volte di non capire quello, è, ma sono sicura che le signore accanto a me capiscono ancora meno di me. Quindi è molto gustoso, no, questi ritratti che lei fa. Ma che in un corrispondente come Pascoli non dovevano suscitare tanto riso e tanta ilarità e tanta ironia, perché lui il rapporto col pubblico comunque lo subiva, cioè il parlare in pubblico è sempre stato un punto debole. C'erano volte estremamente felici in cui invece i discorsi in pubblico gli riuscivano particolarmente bene, ma erano in genere quelli in cui lui sentiva l'uditorio amico, cioè sentiva che l'uditorio in qualche modo gli era vicino, gli voleva bene. Succede per esempio spesso con le promozioni universitarie, perché sente gli studenti vicini a lui, soprattutto i maestri elementari, esatto. Il problema dei salotti fiorentini è che a questi salotti fiorentini si lega l'altro nervo scoperto pascoliano, cioè gli studi danteschi. Il carteggio con Agorcos è in realtà importantissimo da un punto di vista, a questo punto dico, di studiosi pascoliani, perché ecco, se c'è un aspetto in cui lui parla di sé è tutto ciò che riguarda la sua frustrazione, la sua delusione per come vengono trattati i suoi studi su Dante e come lui viene trattato come dantista. E Firenze rappresenta questo. Non è solo Firenze, anche l'Accademia dei Lincei ovviamente, ma Firenze con l'Istituto di Studi Superiori e quindi con tutti i dantisti e filologi che prima sono stati nominati, che giravano e che giravano nel salotto della Corpus, rappresentano quella che lui chiamava la camorra della filologia. Perché quando Pascoli vuole, appunto, non è il poeta della bontà e delle piccole cose, no, ha anche le idee molto chiare su questo e usa parole anche molto dure. C'è una cricca di malavitosi, perché lui la definisce in questo modo, che è quella che ruota intorno agli studi danteschi, e quindi Firenze, per ovvie ragioni geografiche, è il perno, è il centro di quella cricca di malavitosi che nella famosa lettura Or San Michele della fine del 1902, insomma, non voglio dire, non so se arrivarono a fischiarlo, ma si alzarono a metà conferenza. La stessa Emma confessa di non aver capito molto, ma giustamente con gli strumenti poi Francesca ci spiegherà anche la sua formazione di donna, non poteva, ha fatto, anche lì avrà fatto quello che poteva, forse insomma. Tutti quanti, perché in realtà non mi permetto di dire che non era il luogo, certo, quello pubblico mondano in Or San Michele non era il pubblico adatto per, scusate il termine, sciropparsi una conferenza sulla teologia del paradiso di Dante. Quindi Pascoli, con le sue contraddizioni e che anche appunto la simpatia che suscita, è andato al massacro, secondo me lo sapeva, l'ha fatto, voleva farlo in qualche modo, voleva parlare di quello che gli stava a cuore e secondo me sapeva che sarebbe stato un fiasco, perché non era proprio il pubblico adatto. Effettivamente la gente si alzò, Emma stessa imbarazzata gli scrive: non ho capito tantissimo, dice, forse solo la parte un po' centrale, no? Sì, si scrive, sì. Ho capito qualcosa. È interessante anche la risposta, lui non può negare che è stato un fallimento, questo è chiaro, però la colpa è di Guido Biagi, perché dice: se mi avesse dato un altro argomento e non di parlare in generale del paradiso, se mi avesse dato un canto sicuramente io sarei stato in grado di fare meglio, però a quel punto, dice, io ho approfittato per sciorinare e squadernare davanti a tutti quella che è la mia teoria dell'interpretazione del poema. Il punto è questo, gli studi danteschi furono per lui un grande dolore, perché nella sua convinzione di aver trovato la chiave per interpretare il poema, in realtà
di fatto si vide sempre chiudere porte in faccia, ecco, e questa interpretazione non venne mai apprezzata, non venne mai riconosciuta, e questo appunto fu uno dei grandi dolori della sua vita, che condivide con Emma. Ecco, questo è uno di quei passaggi in cui su cui più volte torna sopra, dicendo il primo concorso a cui lui partecipa dell'Accademia dei Lincei ancora non si conoscevano, però il secondo sì, perché partecipa appunto fra il 1902, insomma subito dopo il fallimento in Or San Michele, e la mette al corrente di quello che vuole fare, che vorrebbe ricoprire una cattedra dantesca a Roma, che c'è, che è stata creata, e che dice viene circondata da un'aureola tale che si crede che nessuno sia degno di ricoprirla. Dice: io ovviamente non aspiro a questo, ma mi basterebbe poter fare 3 anni, no, di corso comandato di lezioni su Dante, e poi mi ritirerei in pensione felice e contento. Anche su questo si potrebbe ragionare, su quanto gli bastasse questo, perché poi la contraddizione pascoliana secondo me sta anche tanto in questo. Nel suo essere così schivo e così dimesso, in realtà ha una fortissima coscienza di sé. Cioè è un uomo che sa quanto vale, e su questo non cede il passo a nessuno. Tanto che ad Emma confessa che quando il ministro dell'istruzione Nasi gli ha proposto di tenere un ciclo di conferenze a Roma per dimostrare in un certo senso di essere degno di rivestire quella cattedra romana, lui si rifiuta, perché lui non ha da essere esaminato da nessuno. Ecco il discorso dei concorsi. Cioè la sua carriera universitaria, che fa sicuramente per buona parte a malincuore, suo malgrado, perché è costretto in parte anche per sbarcare il lunario, va pur detto, ed è una carriera di cui lui si lamenta tantissimo anche con Emma, è una carriera che poi in realtà a ben vedere è una carriera normale, cioè normalmente accidentata, cioè non è il fatto di vedere così nemici, intrighi e trame contro di lui ovunque, è una delle sue paranoie, ecco, è una delle sue così fissazioni che Emma con tatto cerca a volte anche un po' di smontare, no? E di dirgli: ma non si deve preoccupare di quello che pensano i professori, cioè lei ormai è incamminato su una strada che è quella della gloria nazionale, quindi che cosa importa se il tal professore non la capisce o scrive una recensione, perché poi anche al Pistelli non è che gliela perdona di aver detto che nei suoi studi danteschi non si capiva niente, cioè erano scritti in modo troppo, troppo difficile. Un altro così passaggio grazioso, che poi si ricollega anche questo a quanto è stato detto, è il discorso dei vestiti. Quello, vabbè, Pascoli ha un rapporto con i vestiti, sono un po' dei correlativi oggettivi della sua infelicità. Penso anche al famoso l'estate romana del 95, quando lui si trova a Roma, commissario ministeriale, ed è un'estate terrificante perché è l'estate del matrimonio della sorella Ida, che non fa altro che scrivere che le scarpe gialle gli vanno strette, gli fanno male, e i polsini, esatto, e a un certo punto chiede consiglio ad Emma su come vestirsi proprio per la produzione in Or San Michele. E veramente capiamo che non sa neanche da che parte cominciare, perché lei gli risponde dicendo: no, le cose che lei mi sta dicendo, diet, no, per il pomeriggio, questo no, non si usa più da chissà quanto, così come lei. E questo dimostra veramente la sua sensibilità, la bontà anche, e la spontaneità per cercare di convincerlo a venire ospite nella casa di Castiglioncello. Gli garantisce che tanto stanno tutto il giorno vestiti con gli scarponi e vestiti male, cioè della serie: non preoccuparti dei vestiti, perché tanto siamo fra di noi, siamo in famiglia, quindi siamo tutti vestiti male, quindi non siamo. Però chiaramente questi sono inviti che non su cui non la spunterà mai, così come non la spunterà mai sugli inviti nei salotti, quando si fa intermediaria di contesse, marchesi che vogliono organizzare delle letture di poesie pascoliane e vorrebbero il poeta con loro, ma
chiaramente è commovente anche la, come dire, la sua tenacia nel continuare a chiederglielo, perché a un certo punto forse doveva aver capito, sì, si stancherebbe, ma no, lei no, non si è mai stancata, non si è mai stancata, lo capisce prima il lettore da un certo punto di vista, lo, insomma, lo capisce prima, ma lo diciamo ovviamente chiaramente con affetto. Volevo concludere, così poi lasciamo spazio anche alle letture, con un'osservazione, perché appunto leggendo e rileggendo il volume, quindi le lettere, mi sono chiesta se Emma lascia qualcosa in Giovanni Pascoli, cioè se questa corrispondenza per lui abbia rappresentato uno stimolo su qualcosa, cioè siccome c'è una disparità culturale evidente e lei non ne fa, non lo nasconde, e nonostante questa disparità, tutto sommato lui parla delle sue disavventure lavorative e professionali, probabilmente perché sa di avere di fronte una donna che ha a che fare con i ministri, con i sottosegretari, con i filologi, con gli studiosi, quindi sa che sta parlando con una persona che frequenta un certo ambiente. Secondo me c'è un punto dove la corrispondenza con lei può aver giocato un così una suggestione anche lui, ed è la lettera del 30 luglio del 1904, quando Emma gli racconta e lo mette a parte dell'impressione che le ha fatto il caso Notar Bartolo. Ecco. Allora, perché dico questo? Dunque, Leopoldo Notar Bartolo, che era un tenente di marina di Vascello, era figlio di Emanuele Notar Bartolo, che viene considerata la prima vittima illustre della mafia, direttore del Banco di Sicilia, che ora non ricordo l'anno, 93, viene ucciso in un vagone di un treno a Palermo. Quindi è storicamente considerato il primo delitto illustre della mafia, mandante un certo Raffaele Palizzolo. Il processo è lunghissimo e viene tenuto a Firenze e si conclude nel 1904 in realtà con un'assoluzione. Quindi nella biografia pascoliana questo fatto di cronaca, perché poi in realtà è niente di più che un fatto di cronaca, riveste un ruolo importante, e lo racconto se qualcuno non ne fosse a conoscenza, perché il 10 agosto 1904, ovviamente 10 agosto non una data a caso, Pascoli scrive una lettera a Leopoldo Notar Bartolo, cioè al figlio della vittima. È una lettera molto importante per gli studi pascoliani, perché è una lettera dove Pascoli ricostruisce il clima, l'ambiente in cui è maturato il delitto di suo padre, che è un clima omertoso e mafioso, esattamente come quello siciliano. Cioè lui dice: la Romagna del tempo era esattamente come la Sicilia, fatta di protezioni, connivenze, omertà. Questa cosa l'ha sempre sostenuta, e Maria molto più di lui, perché Maria nei confronti dei romagnoli di San Mauresi ha sempre mantenuto un odio viscerale fino all'ultimo giorno in cui è vissuta, per ovvie ragioni che qui non affronteremo. Allora, questa lettera, che è importante, esiste anche un abbozzo autografo a casa Pascoli e che è pubblicata in tantissimi libri. Io l'ho sempre appunto presa, studiata e così fatta mia come una iniziativa pascoliana. Ora però devo dire, vedendo che il 30 luglio, quindi 11 giorni prima, l'intervento pubblico, diciamo, di Pascoli a favore, per dimostrare la solidarietà nei confronti di questo giovane che era come lui, perché aveva avuto un genitore ucciso senza aver avuto giustizia, ecco, lei gli scrive questa lunga lettera dove gli descrive l'impressione che ha avuto da questo povero giovane che lei conosce, perché quando lui è stato per il processo a Firenze è stato più volte ospite al salotto di casa sua,
E quindi lei gli scrive appunto dicendo come questo giovane deve aver buttato via questi i soldi, ma soprattutto questo tempo della sua giovinezza, rincorrendo una giustizia che di fatto non si è mai verificata, cioè che di fatto è finita con un nulla di fatto. Ecco, io non possiamo avere le prove per dire che Pascoli sia stato spinto dalla lettera. Forse anche lui stava seguendo la vicenda sui giornali e probabilmente quella lettera del 10 agosto l'avrebbe scritta lo stesso. Però devo dire, a me non dispiace pensare che in uno scambio epistolare che a volte è un po' leggero, è un po' così, ma leggero come può essere anche quello di una signora, no? di una città che tiene un salotto, che incontra le persone, che fa vita mondana, quindi in alcuni momenti ci sono appunto queste scenette, questi ritratti che sono molto godibili e anche godibili perché leggeri. Ecco, questo elemento di serietà a me non dispiace pensare che in un certo senso per lui possa, ecco, aver rappresentato un po' il là, ecco, quell'elemento che gli ha dato poi anche lo stimolo per scrivere quella lettera, tanto che poi dopo lui chiede l'indirizzo preciso a chi deve mandare la lettera, precisamente la lettera per il notar Bartolo, perché gli possa arrivare. Ecco, io concluderei qui. Allora, io ringrazio moltissimo il professor Biondi e la professoressa Ciancetti per questa introduzione molto bella, ricca, a questo libro che in effetti mi vede autrice e non curatrice, come giustamente è stato detto, perché io prendo la parola e racconto, introduco queste lettere e le incornicio di un racconto alleggerendo il volume delle note, proprio perché non è effettivamente un libro concepito per un pubblico di specialisti, anche gli specialisti naturalmente, anche perché la mia edizione, questo, come dicono i francesi, mi getto qualche fiore, comprende più lettere, anche più cartoline rispetto all'edizione di Rizzoli degli anni 70, che maltrattava abbastanza Emma Corcos, e ingiustamente, perché le lettere di Emma le tagliava, le riassumeva e le metteva addirittura in carattere più piccoli in nota. Questa cosa mi ha fatto molto arrabbiare. Quando io ho letto la bellezza di queste lettere, ho detto no, com'è possibile in nota, tagliate, no. E quindi ho voluto ricostruire intanto anche la cronologia degli scambi, perché nell'edizione Rizzoli le lettere di Pascoli compaiono sempre prima, anche quando vengono dopo, sono risposte successive. Anche questo mi è parso stranissimo, no? Certo, il nome di Pascoli era più importante, quindi sovrastava completamente la voce di Emma, ma ripeto, ingiustamente, perché le sue lettere, cartoline, telegrammi sono più numerose, per le ragioni che vi sono state spiegate, e sono anche, non direi più belle, perché poi abbiamo qui due bravissimi attori che leggeranno una scelta di lettere per voi, e quindi capirete, senza che io vi spieghi nulla, il tenore di questo scambio epistolare. Però certo, la voce di Emma è una voce interessante sotto tanti punti di vista: la bellezza della scrittura, la grande sensibilità, la cultura di una donna che aveva studiato molto poco. Lei lo dice: io ho avuto primo figlio molto giovane e ho dovuto smettere le lezioni private, io ero appassionata di Dante, poi a un certo momento non ho più potuto approfondire, però la passione mi è rimasta. Emma è anche fine critica letteraria, fine lettrice di Pascoli, a un certo momento va addirittura contro dei professori che le spiegano il senso di un poema pascoliano, uno dei poemi conviviali, l'Anticolo. Lei lo aveva letto in un modo che era il modo esattamente corretto di interpretarlo. I professori dicono: no, signora Corcos, non ha capito, glielo spieghiamo noi. Lei però, intelligente e caparbia, non è convinta. Scrive al poeta e dice: Pascoli, mi spieghi un po' se ho ragione o torto. E Pascoli le dice: esatto. E Pascoli dice: ma certo che ha ragione, com'è possibile che le abbiano dato torto? Quindi c'è anche questo, in questo epistolario c'è anche proprio questo dialogo, che è un dialogo tra pari, e questo la dice lunga su quanto Pascoli sia avanti nei tempi, anche dal punto di vista proprio delle relazioni umane. Un uomo della sua epoca che parla
senza paternalismo, senza condiscendenza, ad una donna sicuramente meno colta di lui, considerandola un'interlocutrice autorevole e oltre che un'amica, una confidente, beh, secondo me è abbastanza straordinario. L'avanguardismo di Pascoli è anche in questo, in questi dettagli umani. E poi naturalmente si è parlato molto della difficoltà di relazionarsi con Firenze, una città che gli è ostile perché l'Istituto Fiorentino, i dantisti, perché questo mondo culturale accademico italiano gli è così ostile, perché Pascoli era troppo avanti, era quello che potremmo oggi chiamare un comparatista. Lui le discipline le vedeva intrecciate. È lui che scrive la poesia del prossimo secolo, è quella che deve fare della scienza coscienza, e dice cose che per i tempi sono assolutamente straordinarie. Il suo essere filologo, poeta, dantista, non erano compartimenti stagni per lui, erano discipline che dialogavano, e per l'epoca non era concepibile, non era accettabile, non era serio. Le sue opere su Dante, i suoi saggi danteschi sono prosa poetica, il ragionamento è un ragionamento che va avanti per flussi e riflussi, non è un saggio. Quindi effettivamente sono difficili da leggere, ma sono anche godibilissime come pagine poetiche, di visioni quasi. È chiaro che i dantisti dell'epoca non potevano, non accettavano proprio l'approccio, e anche di oggi, sì, perché Pascoli per tanti aspetti è avanti anche oggi per i tempi. Quindi questo carteggio svela tanti aspetti sia umani che più strettamente, diciamo, legati alla poesia, agli studi danteschi, al rapporto col mondo culturale dell'epoca. C'è Carducci che compare, c'è D'Annunzio molto presente in questo carteggio, perché Emma Corcos e D'Annunzio si vedevano, si incontravano, dialogavano, parlavano di Pascoli. E quindi c'è anche questo sfondo molto vivace che mi è piaciuto raccontare, senza però note, appunto perché tutti possano accedere a questo testo, alla bellezza di questo carteggio, senza la nota, senza l'impianto di un libro accademico, cosa che ho fatto anche prima con Pascoli Maledetto, no? Ho cercato di fare una sintesi in un saggio narrativo. Si parlava prima della difficoltà che Pascoli aveva di parlare di fronte a un pubblico, è vero, era una difficoltà che però non era originaria, perché da ragazzo a Bologna tutti lo ricordano come un capopopolo, uno che teneva banco in osteria, nei comizi, era un leader anche proprio a livello di eloquenza. Poi con le scelte di vita che hanno comunque influito anche sulla sua, così, sul suo modo di rapportarsi al mondo, ecco, Pascoli è diventato un conferenziere un po' meno brillante, a seconda appunto del pubblico che aveva di fronte. E Macorcos in questo carteggio gli fa da finestra sul mondo, non solo da confidente, ma anche quella che lo spinge appunto a uscire un po' da questo suo guscio. No. Da questo suo guscio. Oh, no. Il filo sotto. Così, ok. E anche questo guscio, anche proprio fisico, della sua fisicità, che gli creava problemi, non solo i vestiti, ma anche proprio la sua persona, il suo corpo non gli piaceva, non si voleva mostrare in foto. Emma gli chiede a un certo momento: mi mandi una foto? E lui dice: no, le foto, io le mie foto non le amo, me ne mandi una lei. E Emma gliele manderà, sono conservate appunto nell'archivio Pascoli, foto fatte in studio, molto belle, sempre molto elegante. Lui però non si fa mai vedere neanche in foto, perché non si ritrovava più nel corpo che aveva. Lui parla di sé come un giovane ardente: io sono stato un giovane ardente. Si sentiva sempre sotto la cenere questo ardore, però il suo aspetto non corrispondeva più a quelle ceneri ancora vive sotto la cenere. Quindi questo carteggio rivela anche tutti questi aspetti qui, un Pascoli di un tempo giovane, brillante, audace, politicamente molto impegnato, e un professore universitario segreto che si nasconde un po', che si rivela sempre nei nondetti, nei puntini di sospensione. Quindi io lascerei la parola a
Teresa Lamuraglia e Amerigo Marchesini, che sono i nostri Emma Corcos e Giovanni Pascoli, perché così invece di sentire chiacchierare me sentite direttamente le voci dei protagonisti del libro. Il copione e il lettore sono a cura di Daniele Lamuraglia, che è qui con noi. Allora, abbiamo sentito dire cose interessantissime su queste lettere, grazie davvero Marino, grazie Alice, veramente interessante. Adesso ci sono le lettere, c'è la ciccia, sentiamo un pochino, ecco. Allora, noi abbiamo fatto anche insieme a Francesca un lavoro di... noi facciamo teatro, io sono Daniele Lamuraglia, lei è mia figlia Teresa Lamuraglia, Amerigo Marchesini, e abbiamo già portato queste letture a Firenze e le abbiamo fatte anche al Museo Fattori di Livorno. Qui facciamo una versione un pochino più ristretta, quindi abbiamo fatto degli altri tagli per restare un po' nell'insieme della serata, ecco. Avete detto che non ci si può che appassionare a questo libro, ed è vero, perché io come regista mi sono appassionato moltissimo. Anche per aver letto Pascoli Maledetto, che è un'introduzione importantissima alla figura di Pascoli. Però ecco, abbiamo deciso di farlo diventare uno spettacolo di teatro danza insieme ad altri due atti dedicati a Pascoli. Uno sono dei canti di Castelvecchio e l'altro è una lettera che ha scritto in latino in occasione di una scoperta archeologica a Roma. Ecco. E questa produzione di teatro danza verrà realizzata da ICS Nazionale, abbiamo il vicepresidente qui, Maurizio Toccafondi, e verrà portato a giro anche in questo modo Pascoli, quindi con la consulenza di Francesca, ma anche collaborando con Marino, sentendo il suo parere, faremo uno spettacolo di teatro danza con un'importante compagnia di danza anche. Benissimo, quindi noi partiamo con questa breve lettura. Te, se vuoi intervenire, noi ci chetiamo, ecco. Partiamo subito da come comincia questa storia, no? Inizia nel 1897. Giovanni Pascoli, in una lettera alla sorella Maria, nei primi giorni del luglio 1897, dice: ha scritto l'incognita. È la signora Corcos, moglie del celebrato pittore Corcos. E così Giovanni Pascoli annuncia l'ingresso di Emma Corcos nella sua vita. Questo è il testo tratto da Francesca Senzini. Cosa abbia scritto di preciso Emma Corcos al poeta non sappiamo, perché la lettera numero uno è andata smarrita chissà dove. Magari un giorno verrà fuori. Tutto ebbe inizio per iniziativa del padre Scolopio Ermenegildo Pistelli, carissimo amico di entrambi. Fu lui a regalare a Emma la prima edizione dei poemetti, chiedendole espressamente un parere critico. Parere che la signora formula per iscritto e, da quanto ne sappiamo, con estrema franchezza, in una lettera poi perduta. Il 25 giugno 1897 il padre Pistelli scrive all'amico poeta, gli dà qualche ragguaglio, pur senza fare nomi, su una misteriosa lettera che allega con nonchalance alla sua. Una signora intelligentissima, non letterata di professione né di molti studi, ma giudice buono d'arte e di poesia, mi ha scritto una lunga lettera sui poemetti. Forse le farà piacere leggerla, gliela mando. Aggiungo che non consento in tutti i giudizi della signora incognita, ma a me piace tanto perché non ha nessuna aria di dottoressa. Quando padre Pistelli rivela all'amica Emma di aver trasmesso al poeta la sua lettera, seppure in forma anonima, la lettrice e critica letteraria si esprime così, un pochino preoccupata, sicuramente molto modesta. Gentilissimo signore, la prego di far capire al Pascoli che non sono una letterata,
perché non mi detesti, e che sono ignorante molto, perché mi perdoni. La ringrazio e la saluto, sua devotissima Emma R. Corcos. Le sarò grata se manderà subito la lettera, che ha indugiato anche troppo. Padre Pistelli scrive subito a Pascoli per fargli avere la lettera di Emma, insieme alla nota riportata qui sopra. Questa volta non solo autorizzato, ma apertamente incalzato dall'incognita. Castelvecchio di Barga, 27 giugno 1897. Gentile signora incognita, nessuna gioia maggiore, anzi nessun'altra gioia, è serbata al povero scrittore italiano che quella che io ho avuto da lei. Sorprendere una conversazione sul fatto vostro e sentire che non si dice male, anzi si dice molto bene di voi, non c'è cosa più dolce. Quando poi chi dice bene è una signora di tanto spirito, di tanta finezza, di tanta profondità, di tanta cultura. La ringrazio dunque, gentile incognita, e le domando sin d'ora il permesso di inscrivere, dandosi il caso di una seconda edizione, il Vischio alla signora incognita, se ella rimarrà a me incognita, o alla signora, se ella mi vorrà dire il suo nome. E grazie, grazie, grazie. Mi creda, suo devotissimo, Giovanni Pascoli. Via Marsilio Ficino, 8. Firenze, 3 luglio 1897. Gentilissimo signore, come dirle la mia sorpresa e la mia gioia. Se lo avessi saputo, avrei tolto da quella lettera certe cose di cui arrossisco e che ella ha generosamente taciuto. Da 3 giorni mi domando come farò a rispondergli, ed avevo deciso di distrarmi, di non pensare al Pascoli, al dolce poeta così universalmente ammirato, per continuare a scrivere con franchezza. Ma ora mi avvedo di parlare a lei, proprio a lei che mi ascolta, e sento che ci sorridiamo come vecchi amici. Siamo proprio amici, è vero? Mi risponda di sì e sarò tanto felice. E creda però, e non lo dimentichi, che profondità e cultura in me non esistono affatto, un po' di gusto, forse, gusto selvaggio, spesso ribelle a qualunque modificazione. Quando verrà a Firenze la prego di farci una visitina, sarò lietissima di conoscerla, voglio tanto bene all'anima sua, e di presentarle mio marito, superbo, al par di me, di stringerle la mano. Gradisca i miei ringraziamenti ed ossequi e mi creda sua devotissima Emma Rotigliano Corcos. Via Marsilio Ficino, 8, Firenze, 28 febbraio 1898. Gentilissimo signore, non passa giorno che io non parli di lei. Tutti gli amici sanno la mia ammirazione e mi domandano o il Pascoli o il suo Pascoli o il suo caro Pascoli. Io, felice di quel crescendo, rispondo che da un pezzo non so nulla, ma che spero sarà sano e contento. Ed oggi le scrivo per averne grata conferma. Sere fa rividi il Carducci, che trovai esasperato per l'affare di Zola, tanto da esserne quasi ammalato. Io mi ero seduta in un angolo del salotto con pochi amici. Carducci andava su e giù per la stanza, nervosissimo, e sembrava mille miglia lontano da noi, che parlavamo sommessi, rispettando il suo malumore. Il discorso cadde su di lei. Né le ripeterò i giudizi più o meno benevoli o stupidi. Io dissi: «Son certa che il Pascoli resterà». Ci fu chi mi accusò di cieco fanatismo, quando improvvisamente il poeta esclamò: «La signora ha ragione, il Pascoli resterà». Poco mancò non corressi a baciarlo, e tacque subito e riprese a passeggiare, né rispose alle mezze interrogazioni che gli dirigevano. Per non essere eccessivamente noiosa, smetto di scriverle, col mio desiderio di continuare. Mi perdoni e si ricordi di noi. Con gli ossequi di mio marito, mi creda sua devotissima Emma Rotigliano Corcos. Messina, 1 gennaio 1899. Gentile signora, eccole un innetto, o innuccio, o innolino, che dir si voglia, con il quale ho aperto in suo onore e con tanti auguri per lei così buona, mi fermo qui, l'anno nuovo. Ella odia le fotografie, anch'io, ma solo la mia e non a torto.
ma io la sua pur la vorrei. O almeno, per compenso, perché non sottrae allo studio del suo illustre marito il più piccolo, il meno amato, il più abbandonato dei bozzetti, due segni, magari, soli, su una carta, per mandarli al povero e disadorno salottino del suo lontano ammiratore. Sia dunque felice con le sue creature. Mi saluti il carissimo Pistelli e mi creda suo devoto Giovanni Pascoli. All'ignota. Sì, gli occhi li vedo, sirena, ne so di qual luce pur sono, cilestri com'alba serena, notturni com'eco di tuono. Li vedo, ma come tra un velo, nel sogno che lucido appare. Mi sembrano stelle del cielo sommerse nell'onda del mare che ride e che piange con labile moto, nell'ansio suo frangere a margine ignoto. La vedo, sì, lodo, o sirena. Ma quale nel suono non sento? Gorgoglio di gracile vena? Sospiro di morbido vento? La sento, ma dentro la romba del sogno che s'agita fosco mi sembra un cantar di colomba tra l'ampio stormire del bosco che splende e che sombra con fragile moto nell'ansia penombra di turbine ignoto. Il 3 gennaio 1900 Pistelli scrive a Pascoli riferendogli di aver incontrato Emma in via Calzaioli. Era felicissima di aver ricevuto la poesia. Pochi giorni dopo Emma invia a Giovanni una poesia, un inno, purtroppo perduto, a Giovanni Pascoli. Gentilissima, com'è soave la sua poesia. La rileggo ogni momento e ci provo quello che non provo nelle mie. Creda che nella mia povera vita d'artista, non amo peraltro questa parola io, questa sia stata la mia consolazione più grande. E sono addirittura felice della promessa del disegno. E se non lo riceverò, metterò in cornice l'inno a Giovanni Pascoli, scritto con quella cara scrittura infantile. Riverisca il signor Vittorio suo e ami il suo devoto, Giovanni Pascoli. Allegato alla lettera successiva di Emma è un disegno del marito. È una giovane donna di profilo, seduta, coi fianchi e le gambe avvolte da un panno drappeggiato e il busto nudo, leggermente di tre quarti, le braccia distese e le mani intrecciate sul grembo. Fra l'altro l'hanno appena vista ora al museo Casa Pascoli, è meravigliosa questo quadro, vero? Giusto? Sì. Si tratta di un carboncino acquarellato su cartone della grandezza di un foglio da disegno standard. L'opera è visibile nel salotto di Casa Pascoli. Emma poi commenta così la sua scelta di questo disegno. Ho scelto questo perché egli abbia il sentimento di ciò che si dovrebbe fare. Che cosa vorrà far intendere a Pascoli? Via Marsilio Ficino 8, Firenze, 27 febbraio 1899. Gentilissimo amico, le mando un disegno che sottraggo allo studio di mio marito, il quale, felicissimo della sua domanda, si propose subito di farle qualcosa di molto buono. Ma negli artisti, dal detto al fatto, c'è un tratto maggiore di quello già tanto grande per tutti. Aggiunga che in questi mesi mio marito va e viene da Roma a Firenze per certi ritratti che dovrà consegnare nel marzo e non ha un minuto di tempo disponibile. Perciò ho scelto questo disegno fra i più recenti perché mi pare che abbia il sentimento di ciò che si dovrebbe fare. Ma perché ella non era con me a rovistare nelle cartelle? Avrebbe certo avuto la mano più felice. Gradisca, se non altro, la buona intenzione e speriamo che un giorno, non lontano, ella possa davvero scegliere da sé. Mi scriva presto, mi parli di lei e di quello che fa e non dimentichi il bene che le vogliamo. Un saluto da Vittorio e dalla sua affezionatissima e devotissima Emma Corcos. Cara e gentile ignota, oh com'è bello il disegno, io me ne godo e ne trionfo. Fa rimanere a bocca aperta tutti. Con così piccoli mezzi ottenere sì grandi effetti è una cosa gloriosa, lo dico con tutta sincerità. E non ho parole per ringraziare lei e il suo illustre marito. Avere in casa un disegno di Corcos. Ma sa che non me lo sarei mai sognato. Avrei voglia di mandarle un mio ritrattone in fotografia, ma da una parte ella odia le fotografie, dall'altra me ripugna di mostrarmi così come sono. Presenti di grazia i miei ossequi e i più vivi ringraziamenti all'illustre suo Vittorio. E con mille auguri di felicità me le dichiaro suo, Giovanni Pascoli. Castiglioncello, 16 ottobre 1899. Gentilissimo amico, lessi ieri Il soldato di San Piero
Io non ho parole per esprimere la mia ammirazione. Mi piacque troppo. Ringraziai Dio con tutta l'anima mia perché mi ha fatto vivere nella sua epoca. Com'è suggestivo, come entra nel cuore quel dolore che duole. Corsi da mia madre e la strinsi tanto forte che mi credei impazzita. E non è la prima volta che mi sento dire: con questo Pascoli diventi matta! Il padre Pistelli mi scrisse lungamente di lei e della sua Maria, buona e intelligente. Aggiunse però che non son felici. Questo non mi stupisce perché nessuno è felice. Ma glielo dica per me alla sua dolce sorella. Chiamarsi Maria Pascoli ed essere l'angelo custode del suo genio è già la più grande delle felicità umane. Col mio temperamento mi ammalerei nell'esuberanza di gioie inattese e troppo forti. Mi creda, sua affezionatissima Emma R. Corcos. Giovanni riceve da Emma una foto datata anno 1900. Dopo questa foto Emma non è più veramente ignota. Giovanni le dice in sostanza che è bella, ma lo fa condendo le sue considerazioni con un paio di vocaboli greci, come a rendere più letterario e meno personale l'entusiasmo. Aggiunge inoltre che, di fronte all'immagine viva di Emma, gli è ancora più necessario nascondere la sua. Vuole guardare, ma non farsi guardare, consegnare alla parola scritta, schermata dal foglio, la sua voce. Castiglioncello, 11 ottobre 1900. Gentilissimo, si avvicina il momento della sua partenza da Barga e si allontana da me la speranza di vederla. Non so immaginarmi il mio dolce poeta che deve fare il professore. I poeti dovrebbero solamente cantare. In Italia ci dovrebbe essere una pensione apposta. Sono così rari i poeti veri. Come non separarli dalle leggi, dai doveri? Come non capire che sono creature speciali? Basta, sono discorsi già fatti. Noi staremo qui tutto il mese. Anche Vittorio è qui. E come ci sarebbe cara una sua visita. Siamo quasi soli. Il paese è delizioso. I tramonti e le aurore sono indicibili. Quanti motivi troverebbe il suo canto? Ieri mi fermai sul poggetto con un vecchio pescatore che accomodava le reti. Mi fermai col lavoro seduta accanto a lui per farlo parlare. Il mare deserto, la campagna deserta. Il vecchio mi raccontava certe storie semplici e buone e lontane. Io pensai sempre a Gesù e a lei. Un saluto a Maria, un saluto alla sua casa simpatica, un saluto al suo cane fedele. Mi creda sempre, sua affezionatissima, Emma R. Corcos. Barga, 28 marzo 1901. Gentile ignota, invece io dicevo tra me e con Mariù, deve essere adirata, non vuol più saperne di me. E perché? Chi lo sa? E la sua lettera mi libera da quel dubbio che era un vero tormento per il mio cuore che riconosce pochi amici ormai. Potessi io davvero un bel giorno venire a raccontarle le mie pene, ma chissà quando potrò. Mi scriva, buona e cara signora, mi consoli, mi sorregga. Saluti il suo grande maestro e voglia bene al suo Giovanni Pascoli. Castiglioncello, 11 ottobre 1900. 26 agosto 1901. Scusate. Gentilissimo e caro amico, io vorrei che ella e Maria venissero qua per una o due settimane. Potrei alla meglio ospitarli. Vuol provare? Se poi si troverà male, non ci tornerà più. Posso sperare che questo sogno si realizzi. Ne parli stasera a cena con la sua Mariù e veda di contentarmi. Questa gioia mi compenserebbe largamente di tante pene. Che delizia poter dire: Giovanni Pascoli è in casa mia. E ai bimbi, vedete cari? È questo il Pascoli, il mio poeta che amo tanto e che voi amate. Vi ricordate questa poesia e quest'altra e quel verso e quella terzina? Come vorrei fare intendere a lei e a Maria il mio profondo attaccamento e la mia devozione. Ma tante persone le vogliono bene e chissà quanti inviti rifiuta, per cui se nella sua mente mi confonde con gli altri, ha ragione, non può pensarmi eccezionalmente. Se mi telegrafasse arriviamo domani,
almeno mi risponda subito. Sua affezionatissima, Emma Corcos. Ecco, adesso ci sono delle lettere che riguardano la conferenza a Firenze di cui hanno parlato già loro. Prego. Novembre 1902, giovedì. Gentilissimo, la prego di chiamarmi sempre ignota. Gentile signora lo direbbe a tutte e me lo scrivono tutti. L'ignota sono io. E se non lo trovo nelle sue lettere, mi pare che non mi voglia più bene. Ci sento un leggero castigo, come quando si dà del lei ai bambini. Son felice di conoscerla e mi vergogno. Son brutta e grassa, dunque non dimagri. Anche per questo tengo a rimanere l'ignota creata dall'anima sua. Tante cose a Maria, che a Firenze spero starà sempre con me. Con affettuosa amicizia, sua Emma. In un telegramma da Lucca il 3 dicembre 1902 il poeta manda un saluto a Emma e l'avverte che farà solo un'apparizione a Firenze per sparire peggio di Cenerentola al tocco di mezzanotte subito dopo la conferenza, però passerà a trovarla. Mando un saluto da mezzo il cammino, l'avverto ringraziando che domani sera stessa devo lasciare Firenze. Giovanni Pascoli. Ok. Bene, questo l'abbiamo un po' già descritto, no? L'hanno descritto loro. Sì, quella del 5 dicembre 1902. 5 dicembre 1902. Gentilissimo amico, quando potei farmi largo fra la folla, ella era già scomparso. Non so dirle il mio dolore per non poterla salutare, per non poter mandare a Maria due rose fiorentine. Alla stazione non venni, sarei stata un'intrusa fra la turba dei professori. Per oggi non posso dirle di più. Saluti affettuosi a lei e a Maria. Sua affettuosissima Emma Corcos. Barga, 8 gennaio 1903. Gentile ignota, poiché è tornata ad essermi ignota, nonostante certe stroncature alle quali sono avvezzo, sebbene non le gradisca, no davvero, non avrei ragione di lamentarmi della mia squallida arringa fiorentina, se non temessi, e temevo anche prima, che lei non mi abbia più per quel di prima. Lo indussi dalla lettera che lei mi scrisse. Sono un po' malato, perché il viaggio troppo precipitoso e disagiatissimo mi ruppe le ossa. Ma chi si cura più del povero Giovanni? Solo Mariù, che deperisce per la passione. Mi saluti tutti i suoi cari e ami un poco il suo Giovanni Pascoli. Firenze, 10 gennaio 1903. Gentile amico, ignota, sì, amo di esserlo, perché l'ideale non si perda nella realtà. E ignota, veramente le sono, se può suppormi indignata con lei. Dopo quelli del mio nido, c'è subito nel mio cuore il caro poeta di Castelvecchio. Vede, se potessi chiedere alle fate bellezza, ricchezza, gioventù, cultura e, stavo per dire intelligenza, ma di più, come femmina, non ne vorrei perché dà noia. E se le fate mi concedessero tutti quei doni, io sposerei subito Giovanni Pascoli e sarei la sorella di Mariù. Non glielo dicevo prima di vederlo, benché lo pensassi. Ora che l'ho anche guardato, ho proprio voluto che lo sapesse. Dica a Mariù che Pillò la saluta. Mi voglia bene. Sua Emma Corcos. 8 maggio 1903. Gentile amico, io sento nell'anima una gratitudine tanto viva, un così profondo attaccamento per lei e una devozione che mi rende quasi superstiziosa in tutto quello che la riguarda. Nascondo i suoi libri agli occhi dei profani, non ne parlo e tollero a malincuore che altri ne parlino. Ma gli eletti ci sono. E allora quanta dolcezza, quanta suavità. Questi canti di Castelvecchio però hanno suscitato un entusiasmo generale. E poi senta, un mese fa, quando non erano usciti né i canti né la prolusione, Gabriele D'Annunzio venne nel nostro palco al Niccolini. Parlando di lei, ne disse tutto quel bene che merita. Disse che è l'unico, che niuno può esserle rivale. Disse tante cose belle e buone, che io lo guardavo con grande tenerezza, come avesse parlato di mio figlio. E allora, vedendo nel mio viso tutta la mia consolazione, mi domandò: ella lo ama molto? Io lo adoro, risposi. Ha ragione,
Tutti, tutti dobbiamo amarlo e dobbiamo fargli sentire che lo amiamo. Così, amico, così la mia vita passa unita alla sua. Io prego per lei tutti i giorni e se non le scrivo è per non ripetermi e per non seccarla. Un saluto a Maria, mi dica che non le do noia e le scriverò più spesso. Sua, Emma. Castelvecchio, 22 dicembre 1903. Donna Gentile, davvero non ho più voglia di far lettura e di patir tanto. Ora voglio raccogliermi e meditare e poetare. Eppure, a dirla tra noi, godrei di più se prendessero sul serio la mia teoria di non dar giudizi su un poeta ancora vivente, anzi di non darne su poeti né vivi né morti. Giudizi, dico. La storia della poesia è tal quale quella dell'amore. Come si può amare una donna e trovare che ha il naso troppo grosso? I difetti li trova un altro, tutti gli altri, anzi, che non amano. Ora, a un poeta importa di quelli che l'amano e degli altri no, come le donne amate e amanti. Mi scriva. Saluti il maestro e tutti i suoi cari figlioli e voglia bene al suo Giovanni Pascoli. Macchia Antonini, 30 luglio 1904. Caro amico, come sarà felice delle sue parole Gabriele D'Annunzio. Non doveva dirsi però suo fratello maggiore e minore. Abbastanza si crede maggiore a tutti i suoi fratelli maggiori, anzi non crede neppure di avere fratelli e se ne accetta uno è quello esule che mette nella dedica della figlia di Iorio. Un fratello esule è sempre interessante. Una sera alla Leonardo da Vinci, nella società di superuomini sorta da poco a Firenze, Gabriele ed io parlavamo di lei, manifestandoci scambievolmente la nostra ammirazione. Mi lasciavo trascinare dal mio entusiasmo. Lo ama molto, moltissimo. Badi che Maria sarà gelosa. Maria adora il fratello. Io dissi, e lo adoreremo in due. Anche se Maria fosse gelosa, non potrei amarlo meno. E non gli domando niente. Allora, guardandomi con gli occhietti impuri, Gabriele mi disse, ella possiede la scienza di amare? Non avrei mai creduto che l'amore fosse una scienza. Rispose ridendo, è la più profonda, la più seria. Qui non se ne può parlare, venga alla Capponcina, io le insegnerò la scienza di amare. Credo inutile dirle, caro Pascoli, che la Capponcina non mi vide neppure da lontano, ma spesso ho ripensato a quella scienza occulta di Gabriele che non si manifesta in nessuna delle sue opere. Si può ammirare il suo ingegno, la sua cultura, la grande armonia della sua parola. Ma il cuore non vibra mai. È un grande, un immenso artista che non possiede il sentimento e che vorrebbe crearlo con la sensualità. Si freme leggendolo, ma non si piange mai. E mi dica qual è il personaggio dei suoi romanzi o delle sue tragedie che ci rimanga nell'anima? Nessuno. Le seguiamo con ardore, trascinati dalla purezza, dall'elevatezza della forma e chiuso il libro, dileguiamo tutti come fantasmi. Anche la figlia di Iorio, Letta, e più che Letta rappresentata, ci trasporta all'entusiasmo. Poi, a mente fredda, si rivedono tutti quei D'Annunzio vestiti da pastori e quasi quasi siamo costretti a riderne. Mai Gabriele saprà creare un Valentino vestito di nuovo, mai potrà dirci la storia umana del vecchio castagno, mai ci farà entrare nell'anima delle persone e delle cose come fa il Pascoli. Fratello minore, no. Ha mentito a se stesso per incensare l'amico. Cosa lodevole, del resto, ma bisogna che lei senta la sua superiorità. Se sapessi... Io vorrei fare uno studio di tutta l'opera poetica di Giovanni Pascoli e vorrei dire a Gabriele che da quell'opera si impara davvero la scienza d'amare. Ed ora, caro Pascoli, mi saluti caramente la sua Maria e se può venga a farci una visita. Io non oso, dopo quanto mi scrisse, mi parrebbe di darle troppa noia. Il Pimpi le manda un bacio e tutti la salutano. Sua Emma Corcos. Di flash, il 14 maggio 1905 Emma va a trovare Giovanni a Pisa, è una domenica. Dopo due anni, nel maggio 1907, Pascoli riceve un tripudio di rose. Bologna, 10 maggio 1907.
Donna gentile, non ci sono per ognuno altre rose che quelle che ognun pianta e pota e ci si punge e le arrossa col proprio sangue. Le nostre rose sono lontane e fioriscono non vedute da nessuno. I contadini non hanno occhi per le rose. E senza rose non c'è mese di maggio. È rimasto là, con le nostre rose, che fioriscono e sfioriscono non vedute da noi, non vedute da nessuno. Bologna, 1 luglio 1909. Donna gentile, io penso a lei spesso con affanno, ma lei sta a Firenze. E a me solo il nome di Firenze fa orrore. E quando scrivo e scriverò di quella d'un tempo città d'ogni fiore, dirò sempre Fiorenza. Di costì, per esempio, è partita ultimamente, da un pezzo non avevo stampato nulla e qualche cosa bisognava trovare per darmi noia, la schifa voce che io prendevo moglie, e appunto una vedova che mi è così antipatica, quasi odiosa. Io, donna gentile, mi sono consacrato alla mia patria, alla nostra disgraziata Italia, e farò, se camperò ancora un poco, qualcosa di veramente utile per i suoi bimbi e per i suoi giovinetti. Quanto ai giovani e più su, non c'è più nulla da fare. Comprendo nei bimbi e giovinetti le donne, giovani, vecchie e così così. Sono sempre dell'Italia l'elemento migliore. Io, donna gentile, ho molto lavorato quest'anno, specialmente per la scuola, e perciò ho commesso anche molte villanie, specie con la mia gentile, e nell'occasione a lei cara delle nozze. Ma a me le nozze fanno male al cuore. Non posso pensare, è una stupidaggine la mia, che un cuore umano possa cambiare affetti. E sì che so benissimo che nessuna pianta vive sulle prime barbe. Dunque non pensi tanto male di me, che salvo i soliti dispiaceri di famiglia, sono assai tranquillo e fidente. Mario è anche lei indignata di quella voce, non già per un matrimonio in sé, ma per la persona che non vediamo da due più anni che mi ha imputata a futura moglie. Voglia bene al suo Giovanni Pascoli e pensi bene di lui e smentisca, se crede, con chi crede, la stupida, un po' infame voce, senza però ridire, per esempio, ciò che ora le dico. Se quella tal signora, per una cotale sua nobilissima rassomiglianza affatto superficiale e per altre sue più vistose qualità, io la chiamo la regina Margarina. Mi raccomando dunque, non dica i particolari e specialmente le mie espressioni. Venerdì, 2 luglio 1909. Caro Pascoli, sono troppo contenta della sua lettera perché possa indugiare a risponderle. La ringrazio di avermi parlato di quella chiacchiera. Io non avrei osato entrare in particolari di tanta delicatezza. Io lo seppi quest'inverno, in un giorno, da tre differenti persone. Primo, Fugo Proietti, che entrò in salotto. Ha sentito? Il nostro Giovannino prende moglie. Prende moglie? Sì, prende moglie. Che c'è di strano? Non è un uomo anche lui? Sì, ma non è possibile. Povera signora Emma, le rincresce? E quanto tempo che non le scrive? È molto tempo che non mi scrive. Vede, dunque, non le scrive per non darle questo dolore. No, non sarebbe un dolore, ma avrei preferito saperlo da lui. E non so perché diventai rossa. Lei diventa rossa. Lo diremo a Vittorio, sicuro sicuro il nostro Giovannino sposa la vedova S.I. E perché no? Saranno felici e finalmente ci darà delle poesie d'amore. Fui disinvolta, lasciai cadere il discorso con un «meglio così», sentendo dentro di me uno sgomento come quando crollò il campanile di Venezia. Eccole, caro amico, quello che mi bruciava di farle sapere. Non lo avrei fatto senza la sua lettera e ora sto meglio. Dentro di me pensavo che Pascoli sia felice e che avvenga quello che deve avvenire. Non conosco la signora e mi immaginavo che avesse delle grandi qualità spirituali, ma ringrazio Dio che non sia vero e aspetto il Pimpi per dargli un bacione da parte sua e lei lo darà a Mariù da parte mia. Sua Emma. Ecco, ora ci sono le ultime lettere. L'ultima di Giovanni Pascoli, perché poi c'è la malattia, appunto, ed è appunto del 7 dicembre 1911. Questa è l'ultima lettera che scrive Giovanni Pascoli. Castelvecchio di Barga, 7 dicembre 1911. Donna gentile, mi figuravo che il mio silenzio, ogni regola a chiare eccezioni, lo interpretasse. No, in verità non ho sentito mai di ripetere, e se lo facessi, che cosa fosse... E io faccia la rima. A Firenze poi,
Pur ieri un illustre botolino fiorentino, facendo una parlantina a Bologna, noti a Bologna, diceva che l'Italia aveva sempre avuto accanto ai facitori di fatti anche i dicitori di detti, voglio dire i suoi poeti civili, da putacaso Dante a Giosuè Carducci e Gabriele D'Annunzio. Io ero escluso e il canino era sottinteso. Donna Gentile, io sono malato e ho molto da fare, una gran voglia di essere libero ton pragmato. Questo è il colmo. Due parole greche a una signora. Sono triste usque ad mortem. Mi saluti tutti i suoi capi gentili, a cominciare dal Pimpi. Suo Giovanni Pascoli. Poi Emma viene a sapere dai giornali che il poeta è malato e scrive a Maria per saperne di più. Ops. Martedì. Carissimo Pascoli, va benino, è vero. Non ha più quelle smanie, quell'intorpidimento, e il respiro è più libero, e la bocca meno amara, e il pensiero più sereno. Abbia pazienza, caro Pascoli, si lasci custodire dalla sua Mariù. Obbedisca ai medici, che le vogliono tanto tanto bene. Il male vien presto, e se ne va ad agio. Ma che se ne vada tutto, questo è l'importante. Io prego per lei, e i miei ceri ardono con insolita vivacità sull'altare della Madonna. Buon segno, la guarigione è vicina. Fede o superstizione? L'una e l'altra. Tutti mi domandano sue notizie. Vittorio mi scrive da Milano così: quanto penso a te in questi giorni per via del Pascoli. Perché mio marito pensi a me, bisogna proprio che lei si ammali. Preferisco che non mi pensi mai. Posso mandarle nulla di buono e che le sia permesso. Se potessi indovinare. Tutti la salutano, specialmente il Pimpi. E mi creda, con grande affetto, sua Emma. Il 10 febbraio 1912 Emma scrive al medico del poeta, Alfredo Caproni, un telegramma. Inquietissimi, prego darmi esatte notizie, carissimo amico, prego per voi, Emma Corcos. Cartolina del 20 febbraio 1912. Coraggio, coraggio, svanì. Coraggio, coraggio, svanì. Giovanni Pascoli muore il 6 aprile nella sua casa di Bologna. Bellissimi questi giovani interpreti, veramente con grande pathos anche hanno interpretato questa corrispondenza. Bravi, complimenti. E vuol fare un ultimo saluto? Sì, volentieri, grazie. Non l'ho fatto all'inizio, ma volevo ringraziare la Fondazione Ricci, la Fondazione Pascoli per questo mio invito, la vostra presenza. Io sono sempre felice, un po' come Emma Corcos, di parlare del mio poeta, se mi posso permettere. Non so se avete delle domande, forse eventualmente se ci sono risponderò brevemente. Credo che questa lettura abbia dato un po' la misura di questo rapporto, di questa amicizia, di questo grande affetto, e anche della voce molto bella, vivace, varia di questa donna non conosciuta, ignota finora e adesso un po' meno ignota grazie a questo, insomma, questo lavoro che ho fatto con grande amore. Se leggete il libro vi accorgerete che non solo Emma ma anche io ci ho messo passione e amore per il poeta. Grazie ancora. Veramente un bellissimo ritratto femminile sicuramente, ma uno spaccato d'epoca, appunto, come si diceva, di questi salotti fiorentini. E ancora un aspetto inedito del poeta, quando lei ha detto che anche nelle relazioni umane era avanti, e questo l'ho trovato molto bello e significativo ovviamente. E niente, il pubblico che è rimasto fino adesso testimonia questo bellissimo incontro. Ringrazio il professor Biondi, la professoressa Cencetti ed è tantissimo professoressa Senzini di essere stata ancora qui con noi. Grazie a voi tutti di aver avuto la pazienza per l'ora tarda, che ho visto che mano a mano il pubblico andava via, ma insomma ognuno ha i suoi impegni. E io vi do invece appuntamento per il prossimo sabato 9 settembre con l'incontro
con il giornalista Pardini, Vincenzo Pardini, e con il suo ultimo libro L'Accecatore, un romanzo molto forte ma molto molto attuale, per cui siete tutti invitati. Grazie, arrivederci.